Siamo qui al padiglione MIPAF per inaugurare e aprire l'evento Menù Sostenibile e Funzionali per la Salute dell'Uomo e del Pianeta, dove porremo l'attenzione su quello che è il trilemma, cioè il rapporto tra dieta, salute dell'uomo e salute del pianeta. Quello che vogliamo descrivere oggi è tutto l'aspetto legato alla importanza della dieta per la salute sia dell'uomo che del pianeta e come far capire come regimi alimentari bilanciati e funzionali soprattutto siano in grado di fornire e garantire una sostenibilità che è valida per il pianeta, ma soprattutto una funzionalità per l'essere umano attraverso una prevenzione delle condizioni prepatologiche dell'insorgenza di fattori di rischio cardiovascolari che portano all'obesità e quindi di conseguenza alle patologie degenerative, che hanno un peso non solo per il sistema sanitario nazionale, perché chiaramente la condizione obesigena, che è quella legata principalmente alle patologie degenerative, è una condizione che caratterizza anche uno spreco alimentare, uno spreco di risorse per il pianeta e un costo per il sistema sanitario nazionale. Per cui possiamo in qualche modo definire l'obesità come una condizione insostenibile e dall'altra parte il nostro obiettivo deve essere quello di raggiungere invece un stile di vita e un regime alimentare sostenibile, inteso come un regime alimentare che sia protettivo e funzionale, ma dall'altra parte che utilizzi e ottimizzi al massimo le risorse dell'ambiente per produrre quel dato alimento. L'obiettivo della giornata è anche quella di porre l'accento sulle modalità con cui si possono superare alcune situazioni pericolose per la salute dell'uomo o anche per l'ambiente, nel senso che molto spesso vengono dette delle cose che possono sembrare di effetto, ma forse poi non sono pienamente realizzabili, non sono così meccaniche, del tipo ridurre gli sprechi nel consumo domestico, perché si potrebbe risolvere in qualche modo la distribuzione del cibo nel mondo, risolvere il problema della fame nel mondo. Non è così meccanico, occorre riflettere bene sugli effetti delle azioni dei singoli o dei paesi o delle imprese in maniera più complessiva per capire come effettivamente la riduzione dello spreco al consumo o alla produzione può avere degli effetti positivi per tutti, per le persone e anche per l'ambiente. Sono Flavio Pauletti, un ricercatore del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione del CREA. E oggi in questo evento la mia presentazione riguarderà il biologico in tavola, quindi quelle che sono le caratteristiche di sostenibilità, di qualità, di legame con la salute dell'uomo e dell'ambiente, dell'agricoltura biologica e dei prodotti dell'agricoltura biologica. Ci sono dei dati molto interessanti sui comportamenti dei consumatori del biologico che indicano come questi abbiano una consapevolezza importante del legame che esiste fra la produzione agricola e l'ambiente e fra produzione agricola, scelte alimentari, salute dell'ambiente e salute dell'uomo, che poi è il tema principale del convegno di questa giornata.